Ciao, in questo video ti presento una fase fondamentale del processo di vendita. Presento tutte le fasi della vendita nel mio evento Ingegneria della Vendita. Questa fase che ti spiego oggi viene detta la creazione del rapport, la creazione della fiducia. Sì, perché se il tuo cliente non si fida di te, è molto difficile che tu riesci a vendere il prodotto a lui. La fiducia è quell'alchimia, è quel fluido che collega te con il tuo prodotto. Come puoi creare fiducia nel tuo cliente? Questa è una domanda importantissima. Adesso voglio darti degli spunti interessanti che poi approfondirò nell'evento Ingegneria della Vendita. Il primo concetto per poter creare fiducia nel tuo cliente, devi capire che al cervello piace ciò che è simile. Il nostro cervello è formato in maniera tale che quando incontra qualcosa di simile, gli piace. Prova a pensare, le persone si uniscono per la stessa squadra sportiva. Cioè, se incontri una persona che gli piace, esempio, il calcio, perché a te piace il calcio, oppure piace il basket, piace qualsiasi sport, gli piace lo sport che piace a te e magari gli piace anche il ruolo che hai svolto te nello sport, ecco che automaticamente quella persona già ti piace di più. Le persone si uniscono per la stessa fede religiosa, le persone si uniscono per interessi simili. Nel momento che incontri una persona che ha un interesse uguale al tuo, ecco che automaticamente al tuo cervello si innesca automaticamente, inconsciamente, l'equazione mi piace questa persona. Quindi, come puoi essere simile al tuo cliente? Come puoi far sì che si crea quindi questo fluido tra te e il tuo cliente e quindi riesci a passare alle altre fasi della vendita? Il primo elemento che ti permette di essere simile al tuo cliente è il tuo corpo. Nel momento che il tuo linguaggio del corpo è simile al linguaggio del corpo del tuo cliente, automaticamente trasmetti a lui: sei simile a me, sono simile a te. L'altro elemento di similarità sono le convinzioni rispetto a quello che tu credi vero e quello che crede vero il tuo cliente. Quindi, nel momento in cui tu trovi una convinzione, un qualcosa che unisce, ti unisce col tuo cliente, rafforza questo argomento. L'altro elemento che ti permette di essere simile sono i sistemi rappresentazionali. Tu noterai che il tuo cliente o parla molto velocemente o parla molto lentamente, oppure utilizza predicati del tipo vedere, ascoltare, toccare. Ecco, questi sono tutti predicati sensoriali, figli dei sistemi rappresentazionali, visivo, vista, udito e tatto. In quanto noi sperimentiamo il mondo attraverso i cinque sensi e comunichiamo nel mondo attraverso i cinque sensi e utilizziamo parole, tono della voce, paraverbale, velocità dell'eloquio e linguaggio non verbale. Quindi, puoi essere simile al tuo cliente utilizzando le parole simili, quindi se utilizza parole più visive, tu presentare e comunicare con lui utilizzando parole più visive, se lui utilizza un tono della voce alto, utilizzare un tono della voce alto, se utilizza un tono della voce basso, un tono della voce basso, se parla lentamente, parlare lentamente. Ti do un'informazione molto importante: i clienti apprendono alla stessa velocità con la quale loro parlano. Se te parli molto più velocemente, non ti capiscono. Quindi, per essere simile ai tuoi clienti, utilizza tutte e tre le forme della comunicazione: le parole, il paraverbale, cioè il tono della voce e la velocità dell'occhio, e il tuo linguaggio non verbale. Quando comunichi al tuo cliente sono simile a te, è come dire tu mi piaci e automaticamente, magicamente, tu piaci al tuo cliente. E questa è la fase fondamentale per far sì che poi puoi passare nelle altre fasi. Ti spiego perfettamente.
come creare rapport, come creare fiducia nel tuo cliente e come superare tutte le altre fasi della vendita in modo che la tua percentuale di chiusura arriva al 97% nell'evento Ingegneria della Vendita. Io intanto ti ringrazio dell'attenzione, ti saluto e spero di conoscerti in aula. Ciao!